Sandra, adesso parliamo degli ultimi dati sui reati forniti dal Viminale. In un anno, dal luglio 2019 a luglio di quest'anno, sono diminuiti furti, rapine, omicidi e aumentano invece i reati informatici. Ne parliamo con Paola Severino, giurista, vicepresidente dell'Università LUISS Guido Carli di Roma. Benvenuta a Una Mattina Estate, professoressa. Buongiorno, Dai buongiorno a tutti. dati del Viminale colpisce in particolare che durante il lockdown l'indice di delittuosità, così si chiama, è sceso addirittura del 55%. A fronte però di un aumento delle frodi informatiche, forse questo non sorprende, visto l'uso di internet massiccio in quel periodo. Ma come legge lei questa fotografia, dei reati in Italia? Ma vede, si tratta di un dato molto interessante e soprattutto ci dà una fotografia che ci può proiettare anche nelle soluzioni per il futuro. La fotografia ci dice esattamente quello che lei ha indicato. In particolare abbiamo avuto meno 26% di furti, meno 21% di rapine, meno 16,9% di omicidi. E da che cosa è derivato tutto questo? Ovviamente un po' dal fatto che si era tutti chiusi in casa, ma anche dal fatto che c'è stata un'intensificazione del controllo sul territorio. E io credo che questo sia un segreto importante anche per il futuro, la presenza delle forze di polizia, delle forze dell'ordine per la verifica e la prevenzione dei reati, credo che costituisca una strada da percorrere e da continuare a percorrere per il futuro. E quanto all'aumento delle frodi informatiche, comunque dei reati informatici, che è stata anch'essa significativa, abbiamo avuto un aumento del 20% dei delitti informatici e delle frodi informatiche del 12%. Da che cosa è derivato? Intanto dal fatto che noi tutti abbiamo usato molto di più internet, che lo abbiamo fatto con dei mezzi e con delle attrezzature, si potrebbe dire, non particolarmente tutelate come accade invece negli uffici pubblici o comunque negli uffici aperti al pubblico. E allora anche questo è una fotografia e un insegnamento. Per il futuro dobbiamo essere tutti molto attenti a non cedere i nostri dati a nessuno, a fare in modo che nessuno realizzi attività di hackeraggio sui nostri sistemi informatici, a proteggerci dunque, perché l'autoprotezione credo che sia la prima tappa verso la lotta ai reati informatici. Quindi, professoressa, la prevenzione dei reati informatici passa attraverso le cose che appena ci ha detto? Sì, direi ad una particolare attenzione da parte nostra. Dobbiamo evitare i siti non sicuri, dobbiamo evitare quei siti nei quali non c'è il simbolo del catenaccio, quello che ci assicura che quel sito è stato vagliato, testato e che non è lì pronto a captare tutti quanti i dati della nostra vita privata, che sapete sono preziosi, si vendono, si comprano e rappresentano un patrimonio immenso per quelle società, per quelle aziende informatiche che li raccolgono per farli propri e per utilizzarli a fini commerciali. Tra l'altro, il ricorso allo smart working o lavoro da casa a seconda da parte di molte aziende le ha esposte anche a una maggiore, le ha messe in condizioni di maggiore fragilità. Ma le volevo chiedere quello che riguarda i dati relativi alla criminalità economico-finanziaria, perché si è evidenziata la tendenza ad approfittare della crisi con nuove fonti di guadagno illecito da parte della criminalità organizzata anche online. È così? Assolutamente sì, anzi si è già evidenziato da parte del Ministero dell'Interno che ci sono tre direttrici sulle quali si muove la criminalità organizzata. La prima è il cosiddetto welfare mafioso di prossimità. Si è cioè approfittato dei bisogni delle famiglie, o si cerca di approfittare dei bisogni delle famiglie, di quelle famiglie povere che non hanno più la possibilità di attingere a fonti di guadagno, per erogare prestiti ai quali naturalmente poi corrisponderà prima o poi una richiesta o di tipo usurario o addirittura di connivenza con le grandi organizzazioni criminali. La seconda direttrice è rappresentata da una silenziosa possibile infiltrazione nelle imprese, imprese che sono in difficoltà e le organizzazioni criminali sono pronte attraverso questo nome ad acquisire quote di queste società e dunque infiltrare il terreno dell'economia e della finanza con le loro attività illecite.
Il terzo settore è quello che purtroppo noi temiamo sia pronto ad approfittare della distribuzione dei fondi che avverrà e che sarà cospicua per commettere dei reati. E qui è ovvio che dobbiamo pensare al contrasto. Ci ha già pensato il Ministero dell'Interno, implementando tutte le attività di prevenzione rispetto alle organizzazioni criminali e costituendo un organismo ad hoc per la prevenzione. Questo organismo si chiama organismo di monitoraggio e di analisi sulle attività delle organizzazioni criminali e dimostra la tempestività con cui in Italia sappiamo affrontare questi fenomeni. Professoressa Severino, ecco, ci sono rischi di infiltrazione anche sui fondi europei antipandemia e come arginare questo rischio? Ahimè, temo che questo rischio ci sia concreto. Dovunque ci sono fondi, dovunque c'è la possibilità di approfittare di questa erogazione di denaro, la delinquenza naturalmente non esita ad approfittarne. E la prevenzione è importantissima. Noi sappiamo che già il Ministero dell'Interno si è mosso. Sono aumentate le interdittive antimafia, anche questo ci dice il report che abbiamo esaminato. Le interdittive sono cresciute del 25%, le gestioni commissariali del 59%, le iscrizioni agli albi antimafia del 49%. E inoltre, e questo è un altro meccanismo molto importante, si sono costituite, create dei protocolli d'intesa con SACE, con l'Agenzia delle Entrate, cioè con gli organi che distribuiscono questi fondi o i prestiti agevolati, proprio per monitorare la situazione ed evitare che ci si infiltri con organizzazioni criminali nel tessuto di un'economia di supporto. Professoressa, lei sabato interverrà al meeting di Rimini in un dibattito su innovazione e giovani nella pubblica amministrazione, ci sarà la ministra Pisano. Ecco, in che modo si può intervenire proprio in questo momento in cui si vuole spingere nell'innovazione digitale, nella pubblica amministrazione, per prevenire i reati informatici? Ma guardi, io credo che ci sia una grande occasione per i nostri giovani e per la pubblica amministrazione. Il ricambio generazionale è qualcosa che tutti suggeriscono per rendere più brillante l'attività della pubblica amministrazione, più nuova, più innovativa. E da questo punto di vista io credo che i giovani siano attrezzati molto meglio di noi, i cosiddetti nativi sanno molto meglio di noi come fare per difendersi e per difendere le istituzioni dagli attacchi informatici. Quindi credo che un progetto articolato di assunzione di giovani che siano particolarmente esperti e si rendano particolarmente esperti in questa materia sia importantissimo. Credo che noi, le nostre università, si debbano particolarmente impegnare in questo compito, perché è un compito che sostituirà al pronto soccorso dei sussidi, dei rimedi strutturali che sono invece la cura all'emergenza che si è creata, all'emergenza economica che si è creata dopo la pandemia. Grazie Paola Grazie. Severino.